Invece, nella casa che poi vi dirò che ho preso, gli spazi sono in abbondanza. Cioè, vi spiego com'è, poi io farò i video, probabilmente li farò dell'interno, non dell'esterno, perché negli esterni è meglio mantenere la riservatezza. Cioè, c'è un po' di gente, quindi adesso parlo qualche minuto, poi stacco. Però vi spiego com'è fatta questa casa. Al giardino intorno, con la rete e un cancello, che io metterò un sistema automatico per aprirlo con un motore scorrevole. Poi entri, c'è l'ingresso e ci sono le scale, c'è come delle scale indipendenti in un certo senso, non è che entri e vai nell'appartamento, ci sono le scale, poi c'è un'altra porta che ti dà al garage, c'è garage più locale taverna più locale che loro usavano per sistemare i prosciutti, i salami, facevano questo tipo di attività qui. Ah, e poi fuori ho visto pure che c'è anche un locale tipo in muratura, tutto quanto, tipo pollaio, diviso in due sezioni, bello grosso, ma poi lo vedremo. Dicevo, all'interno sali le scale, c'è l'appartamento, purtroppo non c'è una porta che separi, ma io intendo metterla. Vediamo un attimo qui se c'è qualcosa. Un appartamento che ci sono le stanze e tutto quanto. E ancora più sulle scale c'è la soffitta, un'enorme soffitta che ricalca tutta la superficie dell'immobile e che è alta, molto alta, cioè per gran parte è abitabile, solamente ai lati diventa bassa e non abitabile. Se questo è, cioè le porte sembrano sfondate. La strada lì forse continua pure. Questa è sicuramente diroccata, non mi ero neanche accorto da quanta selva se l'è praticamente mangiata. Oramai è quasi invisibile. Quanti anni volete che sia qui? Qualche decennio sicuramente, ma decenni sono ben poco tempo rispetto a quanto in effetti, eppure crolla a pezzi. Questa sembra che è una tenda, sembrava forzata, invece è una tenda rotta. Non credo che sia una casa, sembra più un magazzino. Ah, qui c'erano le scale. Dei vecchi attrezzi lasciati qui ad arrugginire, eppure tutto quel metallo poteva essere recuperato. Oh, è profondo, cioè ci sono ulteriori costruzioni in profondità. Un po' qui c'erano proprio gli animali. Era un punto di allevamento. E qui è una casona enorme. Lì sta venendo giù tutto, cioè si vedono proprio i mattoni. Basta che gli dai un colpetto, crolla tutto. I mattoni staccati. Non mi ero mai accorto che ci fosse, anche perché ci venivo d'estate, che è pieno di gente, sapete la difficoltà di fare un urbex, non che mi addentro, ma guardate quanto va in profondità, cioè è grandissimo. Questa casa è veramente grossa.
Mi immagino il lavoro per mettere su mattone dopo mattone quando era pronto, quando l'hanno. Cioè, pensate ai proprietari, che storia, no? Il numero lì sembrava quasi nuovo, a parte un po' di ruggine, 86, a parte un po' di ruggine sulle viti, è sicuramente più nuovo il numero civico rispetto alla casa. Ma quanto avranno fatto 100 anni fa? Mettiamo, i proprietari hanno detto: oh, ci serve una nuova casa, dobbiamo allargarci. Qui c'è il silos per, credo, il grano. Anche questo è nuovo, abbastanza nuovo. Silos Romeo, Macerata. Questo cos'era? Un forno. Non ho capito. Ecco, mi ha dato qualcosa nella scarpa, come al solito. E invece con uno stivaletto queste cose non accadono. Però con l'altra casa, allora sì, potrò fare una cosa del genere. Certo, poi visiterò dei luoghi che stanno da quelle parti. Comunque sono bei posti, molto meno antropizzati. La distanza, peraltro, non è così, cioè certo è una distanza importante, è importante nell'ottica, dici, se la devi fare tutti i giorni, problematico, no? Però io ad esempio, come dicevo, ho messo mezz'ora per venire qui a passate no a passatempo a Campocavallo di Osimo. Mezz'ora ci ho messo, di là è più lontano, però io ci metto, facendo i conti per bene, 38 minuti se non ci sono se non c'è traffico, naturalmente. Aspettate che c'è gente, bisogna che chiuda. Ho potuto riaccendere adesso perché c'è diversa gente che stanno rivenendo su altri, come dicevo prima, un punto che anche l'inverno è parecchio. Oh, c'è solo la luce, eh? Sì, perché sta facendo notte. Io sono con la mia nuova giacca North Face, presa in offerta a giugno. E una bella giacca, molto molto comoda, calda, e verde oliva, si intona un po' agli, questi qui sono in mimetica woodland, i guanti dell'esercito. Non è niente male, per quello che l'ho pagata poi si vede. Io sto guardando con la col visore, quello frontale, certo l'oscurità la sta facendo da padrone. Per adesso chiudo. Comunque l'ultima cosa che volevo farvi vedere prima che arrivano quelli è che d'estate, come vedete adesso il sole sta calando, d'estate qui a quest'ora è un sole proprio diretto da quella parte lì, tremendo. Ed è strano perché gli alberi sono di qua, cioè vuoi fare un po' di alberatura di qua per agevolare il passaggio? No. E vabbè, pazienza. Prima o poi magari ti esproprieranno qualche metro e ci pianteranno gli alberi. Tanto vi saluto. Eccoci, anche se non vedrete niente, siamo in piena notte ormai. Guardate che bella Osimo. Bisogna stare attenti che ci sono le buche in questa strada. No, Osimo è là. Quella allora è Castelfidardo. Eh sì, Osimo è quella. Bella, no? Tutta illuminata. Le strade bianche, vi siete mai chiesti perché sono così bianche?
Così almeno sono visibili anche di notte con pochissima luce, con appena un pochino di luce della luna, anche quando non c'è, o ce n'è uno spicchietto. Stasera non c'è la luna, ad esempio. Non ci sono neanche le stelle. In realtà forse non sapete che non è solo la luna che riverbera di notte un pochino di luce, ma sono anche le stelle lontanissime, per quanto piccola, ad esempio Sirio, che è forse è la stella più luminosa del cielo, oltre al Sole naturalmente. E fa una certa ombra, il che significa che quei fotoni provenienti da così lontano li colpiscono tutto ovviamente, ma in particolare colpiscono voi e proiettano una piccola ombra. Voi proiettate una piccola ombra per l'esattezza. E così vale anche per Venere e Giove, che sono i due astri più luminosi dei pianeti. Venere è quello più luminoso in assoluto. Certo, ad occhio nudo è molto, è quasi impossibile vederlo, però è così. In realtà, al di là di vederlo o meno, qualunque cosa voi vediate in cielo, siccome ci sono, se lo vedete, significa che ci sono dei fotoni che sono partiti da dove sono di solito quello che vediamo noi ad occhio nudo, sono stelle entro un paio di 100 anni luce, non più distanti. Forse si vede Andromeda, non ne sono sicuro, però no, non credo che si veda. Non credo, perché se si vedesse si vedrebbe molto più grossa di quello che potremmo immaginare, almeno mi sembra di ricordare che sia così la cosa. Forse si vede qualcosina, la nebulosa di Andromeda, che ci ricorda tanto a chi come me li ha visti i Cavalieri dello Zodiaco. C'è un maneggio, si vede, un po' più su, un po' più avanti. E niente, è bello immaginare. Bello anche inquietante in un certo senso, ma è così che deve essere, perché se non ci fosse questa distesa sterminata di spazio non ci potrebbe essere neanche la vita. È solo lo spazio, che una grande quantità di spazio, vedete, lo spazio interpersonale, no, ognuno di noi cerca una distanza rispetto ad altri, ma in realtà lo spazio è salvifico per tante altre cose, anche proprio in termini fisici e scientifici. Non so se vediate qualcosa, ho questa lucetta che ho comprato di recente su Amazon, è di una buona marca, l'ho pagata 11, forse ho fatto il video anche, mi sembra, di apertura pacco, di una marca di questo tipo di prodotti tattici. Non è la solita cineseria, l'ho pagata 11,99, ma è minuscola, è lunga 5 cm, ha uno spessore, un diametro di neanche uno, c'entra malapena la mini stilo come batteria, è tutta mini stilo e un piccolissimo LED, non ha neanche l'interruttore, l'unico modo è l'avviti strettamente o la svviti per spegnerla, però fa una buona luce per quanto è piccola. Infatti la roba buona costa un po' di più, però non credo che sia sufficiente per vederlo da video. Arriva uno, questo dirà: chissà cosa fa questo. È lo stesso che fai te, amico mio, solo che tu sei in macchina e io sono in giro a piedi. Avrei potuto effettivamente girare lì quando sono arrivati ai laghetti a destra, invece sono andato a sinistra per questa strada qui. Questa poi, proseguendo, va verso l'area Canatese, che viene stata chiamata di Bagnolo, in realtà Bagnolo è un po' più in su, però diciamo la zona è quella. Comunque
è quella strada lì, per intenderci. Qui c'è un'altra macchina, mi sa che mi conviene a prendere l'altra strada, perché se continuo così, pure la stradina di campagna. Fino adesso non è passato nessuno, nessuno proprio, era una situazione anche molto una furgoncetta che passeggia, chissà il suo destino. Vedete, qui in particolare non si vedono più quasi le luci, di qua non si vede più niente perché vanno su in collina. Qua sì, si vede qualcosa, ah, l'oreto, si vede l'oreto, cioè è il cupolone, come lo chiamo io. Si vede la città illuminata, ma qui siamo in campagna ed è molto lontano. Qui non ci sono luci, non c'è niente, come vedete, c'è solo la mia fida lucetta. Adesso tra un po' tornerò indietro. Comunque un orario, credo che siano le 5 e mezzo, non è tardissimo, però è tante notte. È un orario che comunque d'estate, primavera, anche autunno, diciamo quando, finché c'è l'ora legale o solare, non mi ricordo mai qual è quella che sposta l'orario in maniera tale che c'è un'ora in più di luce al pomeriggio. Vabbè, insomma, quando esci con quello il tipo di orario lì, questa è un'ora che assolutamente, anzi, è pure troppo illuminato in piena estate. È caldo. Però la bellezza del pianeta Terra è grazie al cambiamento che probabilmente, sicuramente siamo quello che siamo, ma poi si è esercitata in un certo modo la vita ad adattarsi e divenire sempre più efficiente. Io penso che se ci fosse un pianeta dove ci sono condizioni ideali, ma statiche, ad esempio, che ne so, un pianeta dove c'è sempre, ci sono sempre 30-35 gradi, che per la vita la temperatura alta è importante. Qui c'è questa casa qui, ma sembrava quasi che fosse illuminata, pensa tu, dentro, ma che questa è abbandonata da tempo, invece è un riflesso del cielo, per quanto il cielo è scuro, come vedete, però illumina abbastanza che in quelle finestre dà l'impressione come se ci fosse una fiochissima luce che viene dall'interno. Un attimo mi è passato un brivido dietro la schiena, perché questa è una casa abbandonata, lo so benissimo. Queste sono delle solide querce. Ricevo una telefonata, stavo dicendo che mi fate compagnia, anche se in realtà parlo solo io e il video voi lo vedrete dopo, però adesso telefono, cioè mi hanno telefonato, rispondo e vi saluto.